Shalom a tutti da Jack, Leon e Max. Siamo al mondiale, mitico mondiale, World Cup 98. Abbiamo sconfitto il Belgio con 3 reti. Ora ci affronteremo o il Marocco o la Corea del Sud. E come andrà questa partitona? Come andrà il gruppo F? Poi Italia, vediamo anche altri risultati. La vittoria offre loro grosse possibilità di passare al turno successivo. Okay. Nel prossimo incontro affronterà la Corea del Sud. Adesso affronteremo i BTS. No, non è vero. Spera di no. Musichetta. Introduzione allo stadio. Boh, che cos'è un'università quella? Tagliata da terra. Università del cielo! Oh, la mascotte che vola! Un gallo volante! Pericolo costante, eccoci qua, ci siamo! Palloni! Bienvenue à Lens! Oh, c'est très bien! Ok. E ci siamo, rendiamo conto, Kim, Hong, Lee, Choi, un altro Lee, Yo, Seo, Ko, Choi, Hang, Choi, altro Choi. E invece abbiamo Peruzzi, Costa Curta, Cannavaro, Torricelli, Maldini, Roberto Baggio, Di Livio, Albertini, Del Piero, e Vieri e Zola. Che team, ragazzi. In Italia dobbiamo vincere questo mondiale con questa squadra. Kevin mi ha detto, oh, io tifo per te, cerca di vincere. Forse è facile, amico mio, forse è facile. Salve e benvenuti. Salve, benvenuti. Per assistere a questa partita del primo turno tra Corea e Italia. Questa è una partita imperdibile. Non salterò l'intro. Andiamo subito allo stadio Felix Boller dai nostri telecronisti Caputi e Bundarelli. No. Grazie. Sì, ci aspettiamo una bella partita oggi. Lo stadio rimodernato in occasione della Coppa, come richiede questo grande avvenimento, ora contiene 40.000 spettatori. Cosa ne pensi della gara di oggi, Massimo? Se fanno 3 punti passano il turno e i giocatori questo lo sanno. La tensione in campo deve essere salita alle stelle. Anche gli italiani sono commossi per questo inno, mano sul cuore con l'inno della Corea anche per loro, mi sembra giusto. Ok, ci siamo, bello, questo gioco metteva gli inni, era una goduria pura. Ci siamo, oddio! Okay, la palla esce dal campo, pensavo non dovesse essere molto pulsante. Ok, dai, Corea, attenzione, non dobbiamo sottovalutarla. La Corea sono i famosi, non voglio dire la brutta, ma i famosi disgraziati in senso caduti dalla grazia che ci hanno buttato fuori al mondiale del 2002. Ce l'ha fatta! Un gran gioco questo, un gran gioco. Collisioni ogni tanto un po' strane, ma ne vale la pena, veramente. Ci siamo. Olè. Dai, ci siamo, attenzione. Abbiamo Gianfranco Zola. Che rischio. Il portiere se l'ha fatta sotto dalla paura. Cioè, oh, che paura. Ma squagliato. Eccolo. È lì, è pronto. Attenzione. Portiere con la caccarella. Dai, dobbiamo approfittarcene finché gli dura la caccarella. Possiamo farcela. Dai. Caccarella in go. Ok, attenzione. Bel tocco. Ecco, facciamo. No, non funziona. Ecco qua. L'ha fatto Gumba. Gumba di Vieri. Vieri, Gumba, segna. Questo è un tiro perfetto. Grande Vieri che non si assomiglia, ma è sempre un gol. Bellissimo, è sempre un gol. Tiro. E il Gumba ha fatto gol. Non ci credo. Ecco qua, attenzione. Guardiamolo ancora. Io spingo, vai via. No, rimango. E faccio gol. Che emozione questa partita. Ecco qua, avanti. Attenzione alla Corea, non sottovalutiamoli. Guardate, giocano veramente a livelli incredibili. Vai, buttala lui. Bellissimo. No, ha falciato per mio. Ha falciato anche il suo compagno. No. Roberto Baggio. No, è Del Piero. È Baggio. Non lo so chi è. Numero 10. Potrebbe essere Del Piero che Baggio. Albertini. Zola. No, me l'ha fregato la palla Zola. Via. Ma sono veramente fenomenali questi. L'ho fregata io. Ande Albertini. E chi lo ferma più, Albertini? È una leggenda vivente, Albertini. Grande giocatore del Milan. Baggio. Ma no, non la presa. Sembrava Baseggio, quello della Svizzera, non Baggio, in che caso. Oddio, non che Baseggio fosse meno bravo, Baseggio è il campione. Attenzione, a corner, il numero 6 della Corea, tirerà. Ok, non falla piangere. La palla esce, è rimessa da fuori. No, non sono ubriaco, ci tengo a dire, no, assolutamente, prima mattina ho bevuto un po' di tè, quindi no, veramente, sono proprio naturale così, Ok, ci siamo. Vai, Vieri! No. È l'emozione del calcio, l'emozione dei mondiali, ci si tifa, sì, si tifa con la squadra. No! A chi l'ha tirata? No, vabbè, non è possibile questa cosa. La palla esce, è rimessa dal fondo.
quasi 31 minuti di gioco. Beh, partire con calma, con molta calma, la spinge. Sul campo di gioco. Che una vittoria qua significa superare il turno, vincere contro la Corea. Dobbiamo vincere. Prende gioco del difensore. Non possiamo rischiare con un pareggio. Ruba la palla ottimamente. Ma è falciato alla grande. Entrata decisa. Tira! Potente! Doveva finire dentro. Che spinta, sembrano tipo le onde energetiche lanciate a piena velocità. Fino all'inizio, bella parata. E ci siamo. Al crosserello. Crosserello, l'amore bello. Vai. No, portiere c'è. Fenomenale. In questo gioco si poteva segnare dall'angolo, sicuro. Potremmo anche provarsi, ma non sull'1-0. 1-0, cerchiamo di fare un ottimo tackle. Oh, ancora sta Correa. Mannaggia, è un po' diverso il FIFA 98 l'altro. Road to World Cup. Ho sempre pensato che un Road to World Cup avesse un gameplay migliore. Grande giocata. Perché questo era sperimentale in attesa dell'ottimo FIFA 99. Veramente ottimo. 99, gioco clamoroso. Veramente bellissimo. A quanto preferisco il 2000, ma. Ci siamo. No, non ce la farai mai. Incredibile. Vai, Bobone. Vai, Bobo nazionale. Vai, facci segnare. No, crossa per lui. No, colpo di arti marziali. Ma non siamo la Cina. Ecco qua, fare le mosse. Non abbiamo sparato il C. Avevo visto quel film di. Il film di creato da Keanu Reeves, Man of Tai Chi. Lui fa il villain. Ed è fighissimo perché lì ci sono le mosse di C. Che tipo preme e l'aria spinge via la persona. Credo ci sarà una vera e propria battaglia nel secondo tempo. Giacomo. Quante volte ancora subito campionato asiatico? Zero? Ti dico zero, però. Oh! Zero. Ecco, ci siamo. 1-0 per l'Italia e torniamo. Torniamo in campo. Niente sostituzioni al momento. Vediamo. Può cominciare il secondo tempo. Okay. No, mi ha fatto fallo io. Ma vedete quando non avevo la palla io e il mio giocatore impazzito ha deciso di strappargli un piede all'altro. Verrà rimandato nello spogliatoio. Tu bacio, no, è delicato, non si può toccare. Ragazzi, tanto lo volevo già fare sta cosa. Non è quello che volevo fare io. Ecco qua, gestione squadra. Allora, vediamo un po'. Robertone Baggio. Lo sostituiamo con tanta fantasia, togliamo Baggio, mettiamo Baggio, direi, oh mio Dio! Vabbè, mettiamoci Enricone Chiesa, che è l'uomo dei miracoli nel mio gioco. Togliamo Zola, che non è in forma oggi, nonostante tutto. Quindi ci sta. Oh mio Dio! Che rischio! Mi sono spaventato, hanno sguagliato anch'io. Ok, attenzione, ci siamo. Ieri. Passaggio perfetto. Bobone! Questo è Zola, è fuori forma oggi, si vede, si vede. Portiere, che gli ha facilitato il compito. Vediamo quando entrerà Dino Baggio al posto di Robertone Baggio e poi anche Enricone Chiesa che è nel mio Bari in FIFA 2000, non perdetevi la retro carriera di FIFA 2000. E se il video vi piace lasciate un bel like così lo so e porto più velocemente la rubrica. Possibilità per un numero di messa. I like ci sono più a veloce, non è una cosa per acchiappare like, è vero, dico cavolo, questa mi interessa, come con la carriera di FIFA 2000, so che piace e allora si punto. Italia, sì? Ma io vorrei passare sta palla, me la fai passare per cortesia, grazie. Bombona di Vieri che quasi segna, partita più difficile del previsto, mi aspettavo dopo il primo gol una goleada, ma portavo, come sempre, la palla torna in FIFA. Gioco. Ti sorprende? No, non c'è nessuno, ma non c'è neanche. Non ci sono neanche i parenti del giocatore. Ok. Che intervento bellissimo. Vai, Bobone! È sempre lui, Bobovieri, sempre lui, Bobovieri. No! Parata da parte del portiere! 66esimo! Vai! Contro la Corea dobbiamo vincere! Dobbiamo rifarci per il futuro 2002 che non è ancora successo. Ok, sì, bel tackle. Seo. Bella! Non ha detto chi era, ma. Attenzione! Abbiamo Enricone Chiesa! Tirala! Si segna un corpo, quasi. C'è una sostituzione. L'avevo vista dentro. Esce Huang, entra. Attenzione! Entra Kim! Sarà il primo Kim che vedo oggi, sicuramente. Ok, eccoci qua. Siamo, Ecco che viene battuta la rimessa dal fondo. Uff! Pieno sulla sfera. No, a chi? Attenzione! È arrivato qualcuno, non so chi è. Forse Dino Baggio?
Attenzione, attenzione, Chiesa! Spinta del portiere, tira dentro. Bellissimo intervento. Insiste, insiste, portiere, sì, bravo. Bella parata, Giacomo. Cavolo. Sembra Buffon. Attenzione! Mamma mia, Marcello, che parata del portiere. Si ha fatto sudare. Seo. Vieri. No. Alla fine spassa via. Ok, ce l'abbiamo fatta. 80esimo. Sarà una rimessa dal fondo. Dai. Abbiamo il mitico Angelo Peruzzi in porta. Credo, sembra da lui non Pagliuca. Ma la palla è calzata caso, dall'estremo difensore. Sono entrambi fortissimi. Grandi portieri. Sì, taglia controllo. Sempre fiera dei portieri. Raccoglie la palla. Bel tocco. Passa via il pallone. L'importanza di essere portieri quando sei nella nazionale italiana. Cross. Attenzione, bellissimo. Spero non sia fuori gioco ed è valido, ma non è gol. Stiamo continuando a tentare. Questo è Del Piero, allora è Del Piero questo. Non ci assomigliano per niente, ripeto. Io voglio provare a fare di nuovo la follia e provare a segnare da qua. Attenzione, Chiesa! Questo è un grande. Chiesa segna anche qua, che leggenda! Amen! Per citare una battuta che ho fatto in FIFA 2000. Quando Chiesa segna Chiesa. Amen, amen. Ecco qua, bellissimo. E vai, che gol! Si vince con la Corea, si va al secondo turno, anche perché non c'è possibilità che possano raggiungermi. Potrebbero arrivare al primo posto, dipende poi dai risultati, adesso bisogna vedere. Vedremo tutto dopo. Il pericolo viene scongiurato. Portirone. Portirone. Allora, portiere bravo oggi. Comunque 2-0, sono contento. Sono contento. E si vince. Ormai forse per un gol non l'avrei detto fino alla fine, ma adesso possiamo anche dirlo. Ieri. Mamma mia, Chiesa, che fenomeno. Vai, vai. Tira da lì. Ma portiere. Se l'ha messa proprio tutta in questo tiro. Se l'ha messa proprio tutta. Ecco qua. Grande, grande. Sono contento, sono contento io. Cioè. Poi arriveranno le partite veramente difficili. Però. Bella questa palla lunga. Sì, bella, bella, molto utile quello che ho fatto. Buona la difesa. La palla finita. È finita. Si vince. Si ed vince. L'arbitro chiude la partita. Le due reti non ammettono replica. Peruzzi, no gol subiti. Grande festa. Alla Porta di Francia. No. Enrico Chiesa, buona partita. Bene, visto che l'ultima volta ho avuto un suono strano, provo a non mettere suoni. Comunque la risposta era campionato asiatico, era, ve lo dico subito, due volte, cavolo, io avevo detto zero, vabbè, comunque buona partita, è stata bella, continua, vediamo un po' se ci sono suoni strani, spero di no, comunque non, voi non le sentite stavolta, vi faccio ho proprio fatto in modo che fosse tutto, siete fortunati, era partito in cuffia un suono osceno, meno male che non l'avete sentito. Veramente siete salvati da sto gioco c'è un glitch sonoro devastante, ovviamente c'è un'emulazione perché vorrei giocarlo e ce l'ho originale, ma vorrei giocarlo ma non posso in questo momento trasmettere quel coso mio originalissimo. Italia conduce il gruppo dopo questa partita. Olè. Si qualificano per la seconda attenzione fase ci giocheremo tutto col Marocco. Italia il posto. Conduce il gruppo turno. Ok, quindi vediamo, dunque vediamo un attimino. Allora, gruppo A, Brasile primo, Arabia Saudita, incredibile, secondo posto, fortissimo. Poi abbiamo Portogallo e Russia, la Russia. Poi abbiamo Inghilterra e Argentina, nessuna sorpresa, ma forse l'Argentina rischia. Ah, no, è già finita, incredibile, attenzione. Quindi sono già ufficiali, passati Brasile e Arabia Saudita, eliminati Camerun e Nigeria. Poi passati Portogallo e Russia, eliminati Cile, mi spiace per il Cile, l'Australia. Passano Inghilterra Argentina, credo, e Colombia e Croazia eliminate, anche se sono pari. Poi abbiamo Austria primo posto, Francia stranamente secondo, Svezia e Norvegia, penso che sia passata la Francia. Poi abbiamo Bulgaria, Giamaica, eliminati Iran e Canada. Abbiamo Italia, Marocco, andremo avanti la prossima volta, dunque ci divertiremo e grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata con FIFA 98 World Cup, ultimo round col Marocco. Ciao!